tutti! Oggi sono qua per consigliarvi dei libri e fumetti che secondo me sono ottimi per essere regalati. Non necessariamente da regalare nel periodo natalizio, però, perché nessuno di questi titoli ha a che fare con il Natale o con l'atmosfera delle feste. Il primo titolo che voglio citarvi, purtroppo non ce l'ho qua, ce l'ho a casa dei miei, ma è la mia cosa preferita, sono I Mostri di Emil Ferris, edito da Bao, ha un prezzo, se non sbaglio, di 29 euro, è un fumetto bello grosso e non soltanto come dimensione ma anche come contenuto. E secondo me è perfetto da essere regalato per tutti quelli che amano il fumetto o le storie raccontate attraverso le immagini, perché secondo me è una di quelle opere che può essere benissimo apprezzata anche da chi solitamente non legge fumetti. La storia vede per protagonista una ragazza adolescente che si vede come un mostro. È un concetto che viene sviluppato per tutta la storia, quella dei mostri veri, fittizi, interiori, e secondo me viene sviluppato in maniera molto efficace, tanto da poter colpire non soltanto i più giovani, ma soprattutto quelli un po' più cresciuti come noi. Perché infatti all'interno di questa storia comunque si parla del periodo della guerra, si parla dei nazisti in Germania, se non sbaglio la storia è ambientata negli anni 50 in America, quindi si parla anche di quel periodo. Delle discriminazioni, la protagonista si imbatte poi in un mistero perché la vicina viene trovata morta, insomma, è una storia abbastanza cupa dal tratto molto molto particolare. Infatti il fumetto si presenta come una sorta di diario illustrato, è la stessa protagonista a raccontarci quello che le accade e ce lo fa attraverso il suo personalissimo punto di vista. Un gioiellino da non farsi scappare. Se volete regalatelo a qualcuno o regalatelo a voi stessi, perché non ve ne pentirete. Un titolo secondo me adatto a quel tipo di amico che ama particolarmente leggere ma a cui non sapete più che cosa regalare è Guida Tascabile per Maniaci dei Libri, edito da Clichy, a un prezzo di 14 euro. Questa è la seconda edizione, quella aggiornata e ampliata. Come recita il titolo di questo libro, si tratta di un manuale per i lettori accaniti, per i veri appassionati della lettura o comunque a chi è particolarmente incuriosito da questo mondo. All'interno troviamo infatti i titoli fondamentali, i bestseller, i premi letterari. Questa edizione è stata arricchita con i consigli e i preferiti dai librai, i premi e i titoli imperdibili dedicati alla letteratura per bambini e ragazzi. Ci sono alcuni incipit, alcune biografie, le stroncature, le ricette, le bevande tratti da alcuni libri, insomma, ce n'è veramente per tutti i gusti. È un manuale secondo me molto carino da sfogliare ogni tanto e permette comunque di scoprire nuovi titoli, quindi secondo me è il titolo perfetto, è il libro perfetto per tutti quelli che amano leggere e scoprire magari qualcosa di più sul mondo della letteratura. Per chi ama invece viaggiare, magari anche comodamente dal proprio divano, consiglio vivamente Papaya Salad di Elisa Macellari, edito da Bao, a un prezzo di 21 euro. Questa graphic novel è basata su una storia vera, ovvero quella di Song Pong, che noi vediamo dall'infanzia, quindi all'interno della sua famiglia in Thailandia, crescere, sviluppare degli interessi, dei sogni e poi viaggiare in Europa durante il periodo della guerra, quindi si troverà anche in un momento molto difficile nella sua vita. Secondo me può piacere tantissimo a chi ama viaggiare perché, come vi dicevo, si muove fra Thailandia ed Europa, in particolare la Thailandia che ci viene rappresentata qua dall'autrice. È un paese meraviglioso, a parte i disegni che sono veramente molto molto belli, anche la palette di colori utilizzata è secondo me fenomenale, anche perché tutto il fumetto, partendo dalla cover, ricorda tantissimo la papaya e ogni capitolo del fumetto ci viene introdotto attraverso un ingrediente
della papaya salad, quindi c'è questo filo conduttore che personalmente ho apprezzato tanto, così come il fatto di voler raccontare una storia di famiglia personale che si intreccia poi con la storia più grande. È un viaggio non soltanto fra paesi differenti, ma anche un viaggio interiore, perché come vi dicevo si parla molto degli interessi del protagonista, lui vuole seguire il proprio sogno e si domanda se sia il caso di intraprendere questa carriera o di affidarsi un po' a quelle che erano le speranze invece dei suoi genitori. Insomma, l'ho trovata una storia veramente avvincente e a tratti emozionante. Ci sono poi delle tavole un po' surreali, quasi magiche, che ho apprezzato veramente tanto. Rimanendo in tema di viaggi, un altro titolo secondo me perfetto da regalare è The Passenger Giappone, edito da Iperborea al prezzo di 19 euro. È un titolo secondo me perfetto non soltanto per chi vuole viaggiare o che apprezza particolarmente il Giappone, visto che The Passenger si occupa comunque anche di altri paesi, è già uscito quello sull'Islanda e sull'Olanda, per esempio. È secondo me il titolo perfetto per tutte quelle persone che hanno poco tempo per leggere o che non sono dei grandissimi lettori. Questo perché The Passenger si presenta come una rivista, è un magazine. È un contenitore di reportage letterari, curiosità, articoli, eccetera, che hanno lo scopo di approfondire la cultura di questo paese, ma anche gli aspetti, diciamo, economici e politici. Perfetto quindi da leggere una volta ogni tanto, ci sono comunque degli articoli che durano 2 o 3 pagine, quindi è perfetto secondo me per quelle persone, ripeto, che non hanno magari tantissimo tempo, che vorrebbero qualcosa da leggere una volta ogni tanto. Penso che sia fatto molto bene perché comunque gli argomenti che si coprono sono vastissimi, ci sono poi diverse immagini e diversi approfondimenti, piccole curiosità che permettono di vedere il Giappone anche sotto punti di vista differenti, non necessariamente sempre positivi. L'ultima raccolta di poesie uscita di Rupi Kaur, ovvero The Sun and Her Flowers, è un altro titolo secondo me super adatto da essere regalato. Si tratta di una raccolta di poesie, per l'appunto, di pensieri che si basano sull'esperienza personale dell'autrice. Toccano diversi temi, principalmente legati all'amore verso qualcun altro, verso la propria famiglia, okay, ma anche verso se stessi. Per base a nostra esperienza personale dell'autrice toccando. È partito Siri. Si parla però anche di violenza, di dolore, di perdita, insomma di sensazioni veramente forti che ai miei occhi sono risultate assolutamente vere. E la cosa che mi ha colpita di più è che è facile rivedersi nelle parole dell'autrice ed è facile cogliere un messaggio molto positivo di forza, di coraggio, che non siamo soli, che ce la possiamo fare, che siamo il tesoro più grande che avremo mai. C'è secondo me una fortissima carica e ti lascia veramente col cuore pieno di speranza. Mi ha fatto provare tante sensazioni differenti e se devo pensare a qualcosa di speciale da regalare a una persona che mi sta particolarmente a cuore, mi viene in mente questo titolo. Parlando poi di amore, un titolo che mi è venuto subito in mente, che non sia il solito romanzo rosa, è I sentimenti del principe Carlo, di Liv Strömquist, edito da Fandango al prezzo di 18 euro. Questo è un fumetto, è un saggio a disegni, a fumetti, che parla appunto di amore. Parte da questo episodio molto particolare in cui il principe Carlo viene intervistato dopo l'annuncio del suo fidanzamento e gli viene chiesto se è innamorato e lui risponde sì, qualunque cosa voglia dire amare. E da questo punto l'autrice parte analizzando il comportamento che hanno uomini e donne nelle relazioni, perché ad esempio alla donna è sempre relegato il ruolo di casalinga, di quella che si occupa dei figli, perché soltanto all'uomo è permesso ad esempio lamentarsi o fare battute sulla propria relazione, insomma sulla moglie, eccetera. È secondo me super interessante perché parte da molto indietro e analizza alcuni
pregiudizi, diciamo, alcuni stereotipi che ci siamo portati avanti negli anni. È un'opera veramente accurata perché fa riferimento comunque a diversi studi, a psicologi e altri esperti comunque del settore ed è un'opera in grado anche di divertire perché ci viene tutte queste informazioni ci vengono presentate in maniera abbastanza ironica. Se dovete poi regalare un titolo a una persona che ha particolarmente a cuore l'attualità o comunque le relazioni ed è interessato alla natura umana, questo è perfetto. Alcuni di voi mi hanno chiesto poi dei consigli su che cosa regalare a un pubblico particolarmente giovane e quindi ho selezionato un libro, un fumetto che secondo me i bambini adoreranno. In realtà anche i più grandi, però in teoria sono pensati per i più giovani. Il primo di questi è Tosca dei Boschi di Teresa Radice e Stefano Turconi, edito da Bao a un prezzo di 20 euro. È un fumetto tenerissimo che vede per protagonisti tre ragazzi molto diversi fra di loro, che hanno proprio un background differente, ma che si incontreranno e diventeranno amici. Segue un po' le loro avventure. È un titolo meraviglioso per grandi e piccini perché sembra proprio una favola, inoltre ambientato in un periodo storico medievale in Italia, quindi ci sono queste ambientazioni pazzesche. A me ha ricordato poi tantissimo, per le tematiche e l'ambientazione, La spada nella roccia, e c'è molto questo vibe disneyano. L'altro titolo invece è edito dall'Ippocampo ed è Una nuova vita, come nascono i bebè animali. È un titolo formidabile perché mostra attraverso queste illustrazioni come nascono appunto i cuccioli di animali, ad esempio i pinguini, le rane, cioè se non sbaglio anche l'ippocampo. Insomma, è visivamente molto molto bello e soprattutto per i più piccoli, magari che si possono facilmente spaventare da un libro fatto esclusivamente di parole. Un'opera invece così illustrata, che poi ha delle illustrazioni meravigliose, potrebbe essere un bell'approccio alla lettura di un argomento nuovo. Io da piccola almeno sono sempre rimasta molto affascinata dai libri sulla scienza, sulle enciclopedie, mi piacevano tantissimo i libri illustrati anche quando non sapevo leggere tanto, quindi rivedendo me stessa e pensando a come ero io da piccola, un libro del genere mi avrebbe fatto più che piacere. Mi stavo in realtà dimenticando un altro libro, secondo me, adatto a bambini e ragazzi, ovvero Mary, il fiore della strega di Mary Stewart, edito da Rizzoli, al prezzo, se non sbaglio, di 15 euro. È una storia di cui si è parlato abbastanza recentemente perché è uscito un film d'animazione tratto, ispirato da questo romanzo. È una storia avventurosa che parla di amicizia e anche di magia. La protagonista è appunto questa bambina che si annoia particolarmente durante le vacanze estive. Si imbatte poi in un misterioso gatto che la porta in un campo dove trova un fiore molto particolare. Da lì partirà una vera e propria avventura magica per questa ragazzina. È una storia che mi ha ricordato per certi versi un po' la magia, il mondo, la scuola di magia di Harry Potter. Si lega tantissimo, secondo me, alle tematiche affrontate dallo studio Ghibli o Ghibli che dir si voglia, quindi capisco perché sia stato fatto poi un film d'animazione ispirato a questo libro. Se avete una persona, se voi stessi amate le storie un po' fiabesche con protagonisti appunto dei giovani ragazzi o bambini e se vi piacciono soprattutto le storie di streghe, magia, è un titolo sicuramente carinissimo. Inoltre, nell'edizione della Rizzoli ci sono anche alcune illustrazioni molto molto valide. Per chi invece si occupa un po' della casa o ha una grande passione per le bevande calde, in particolare il tè, un titolo che mi sento di consigliare caldamente è L'arte della tazza perfetta.
Questo libro è di Brian Keating e Kim Long ed è edito da Vallardi. Si tratta di un manuale appunto sul tè. Vengono spiegati i vari tipi di tè, come vengono lavorati, l'infusione, la storia che c'è dietro, i benefici, la cerimonia del tè. Se non sbaglio non si parla soltanto del tè in Giappone, ma ad esempio anche in Cina. Quindi ci sono diversi approfondimenti che ho trovato molto interessanti e si coprono bene o male tutti gli aspetti che riguardano il tè, dalla sua preparazione, lavorazione e quando è consigliato bere che cosa, insomma, è molto interessante. È poi un manuale, ma la lettura non è assolutamente pesante, è divisa in capitoli, quindi volendo uno può seguire l'ordine di come è strutturato il libro, può saltare direttamente al capitolo che più gli interessa, quindi anche in questo caso è una lettura adatta a chi magari ha poco tempo o ha bisogno di una lettura magari un po' più leggera. L'ultimo fumetto da regalare a voi stessi o a chi vi pare doveva per forza essere lui. Lei, il suo gatto, di Makoto Shinkai e Tsubasa Yamaguchi, edito da Dainit al prezzo di 14,90 euro. Questo è il mio titolo del cuore di quest'anno ed è secondo me perfetto per chi ha un animale domestico, per chi ha un legame speciale col proprio animale domestico, soprattutto se è un gatto, soprattutto se vi piacciono i gatti. La protagonista è una ragazza che si è appena trasferita in una casa nuova, ha appena trovato un nuovo lavoro, una nuova casa, insomma, è all'inizio di una nuova vita, diciamo. E si imbatte in questo gattino che decide poi di adottare. Noi seguiamo la sua storia anche dal punto di vista del gatto e l'ho trovata una cosa tenerissima. La storia in sé è abbastanza semplice, quello che mi ha colpita tanto è come viene sviluppato il rapporto fra padrone e animale, perché viene presentato proprio come un rapporto molto speciale. E io sento tanto questa cosa con i miei gatti e penso che tutti gli amanti degli animali apprezzeranno molto questo legame. Inoltre, se vi piace Makoto Shinkai, se vi piacciono le sue storie o se dovete fare il regalo a una persona a cui piacciono particolarmente i manga, questo è un volume unico e secondo me perfetto come regalo. Questi erano quindi i libri e fumetti che ci tenevo a consigliarvi perché secondo me sono adatti ad essere regalati, non necessariamente per Natale. Se avete altri consigli, mi raccomando, scrivetelo qua sotto nei commenti in modo da poterci scambiare idee per regali adesso, sotto le feste o più avanti. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!